Sono Titti Marrone, Anarizio e Enrico Pedemonte, vincitori della diciottesima edizione del premio nazionale di cultura Benedetto Croce, che si svolge ogni anno a Pescasseroli. I loro testi sono rispettivamente Se il mio cuore fosse pietra, e paesi invisibili e Paura della scienza, che trattano tre temi importanti. Le giornate finali sono in programma il 27, 28 e 29 luglio. Il premio è patrocinato dal Consiglio regionale d'Abruzzo. Dei premi speciali andranno a Massimo Brae, Emanuele Cutinelli rendini autore di un libro dedicato a Benedetto Croce, il premio alla memoria a Eugenio Scalfari. L'edizione di quest'anno mette al centro anche anche il rapporto con il Parco Nazionale nell'anno del centenario. In questa edizione il premio, che ha come presidente Dacia Maraini, ha unito la lettura in indagine per capire cosa leggono i giovani abruzzesi tra i 16 e i 19 anni, con le risposte di 1.200 giovani che saranno presentate a ottobre nel corso del Festival del giornalismo culturale di Urbino. Nelle tre giornate ci saranno tante iniziative collaterali legate anche al cinema. C'è quello dei piccoli comuni che è il libro della letteratura giornalistica di Anna Rizzo che parla proprio del destino di una parte del territorio italiano che è quello dell'Appennino in cui tanti piccoli comuni stanno rischiando di sparire, causa lo spopolamento e come si vede in Emilia Romagna anche da altre cose tipo eh, il dissesto idrogeologico e le alluvioni. Poi c'è una cosa invece, un argomento molto più moderno che riguarda l'intelligenza artificiale, perché per la saggistica ha vinto paura della scienza di Enrico Pedemonte. Si parla della reazione della popolazione a tutto quello che ha significato la pandemia, l'irruzione della scienza nella vita delle persone e l'atteggiamento che rispetto a questo si è avuto, fino al destino futuro che hanno le generazioni che, che verranno, dove la scienza sarà parte della loro vita. E poi concluderemo anche con il tema dell'accoglienza, che è il libro di eh, Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, in cui si parla dell'accoglienza dei bambini durante la seconda guerra mondiale. Anche questo è un tema attuale, perché eh, intorno alle vicende dell'Ucraina e della guerra in corso, eh, l'Europa si deve far carico di tutta una serie di personaggi.